Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Altro video dedicato alla Pepsi e seconda ed ultima mattina dedicata alla praticamente Pepsi Disney, questa volta con Paperino stampato. Addirittura vi avrò messo ovviamente poi nel titolo chiaramente un po' la traduzione di questa frase di qua, anche come era in lingua di Topolino. Adesso cambio il quadro che andate a questa mattina, ma il gusto posso intuire che sia lo stesso dell'altro, cambia solamente il design, chiaramente. Ok, eccomi qua con la Pepsi, praticamente zero zuccheri, no sugar and intense taste, con Paperino. Qua chiaramente le scritte sono uguali alla versione chiaramente dell'altro tipo. Poi qua abbiamo sempre i valori, diciamo, i valori addizionali, diciamo per 8 dml, gli ingredienti per chi dovesse stoppare il video e tradurre. I valori scritti qua in alto, i produttori di questa mattina non si sa, ma penso sia Pepsi Cola stesso, come anche era per l'altra, perché qui non abbiamo altre sezioni dedicate. Con le linguette lattina normali, qui abbiamo la scadenza, neanche, anche qui manca chiaramente la scadenza. E poi abbiamo il disegno qua davanti con Intense Taste, No Sugar, con questa volta Paperino e sempre il castello di Disney con i fuochi d'artifici, Shanghai Disney Resort, con la scritta in cinese e con la scritta Pepsi. Molto belle, insieme comunque all'altra lattina, veramente sono stupende come lattine. Non so se esiste una versione di Pippo, perché volendo sì, avrebbe senso, visto che abbiamo avuto Topolino e Mini, avrebbe avuto senso se c'era anche Pippo in una. Però non so dire se, cioè dovrei informarmi, dopo magari questo video, se esisteva comunque meno una terza versione. Vediamo se riesco ad aprirla facilmente, questa se ci riesco. Abbastanza facile. Però fattiva. Anche in questo caso l'odore mi sembra ottimo, quindi secondo me la lattina e la bevanda si è mantenuta bene. Molta schiuma come l'altra. Anche questa riempie appena proprio un bicchiere quasi intero. Questa è la bevanda. Diciamo che di per sé è uguale all'altra, cioè non c'è proprio tanta trasparenza, anzi non ce n'è proprio il colore come quella che deve essere proprio la Coca-Cola, praticamente la Pepsi. Adesso cambio inquadratura e la vado a provare. Rieccomi qua con la Pepsi Zero Zuccheri cinese di Paperino. Andiamo ad assaggiare, vediamo se questa è un po' diversa. Molto sembra diversa. Non è né troppo gassata neanche chimica. E neanche troppo dolciastra. Cos'è che ha di diverso? Perché percepisco qualcosa di in più rispetto all'altra. Quello che noto differente rispetto all'altra versione di Topolino e Minni è che si percepisce di più il caramello. Quindi forse quella di Minni è un po' più vecchiotta e quindi ha perso un po' di gusto in minimissima parte. È possibile. La bevanda comunque non è andata male, è ottima, è perfetta. Quindi conclusioni, come per quella di Topolino e Minni, Pepsi, No Sugar, Intense Taste, Disney, diciamo, Resort Paris con Paperino. Voto finale per me anche 10 su 10. Voto per me più che meritato, bevanda ottima, che secondo me è fatta molto perfettamente, cioè è la versione diciamo un po' italiana della Zero Zuccheri, solo che è cinese. E per me comunque come è fatta un po' per bene, non è andata male, è ottima. E niente, preparate perché arriveranno poi nei prossimi giorni gli ultimi due video dedicati alla Pepsi, tra cui quella al marshmallow e l'altra che non mi ricordo che gusto fosse. In ogni caso comunque sarà sempre capire come saranno, proprio specialmente quella marshmallow col caramello, sarà un abbinamento molto particolare. Comunque, se questo video vi è piaciuto, vi lasciate un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!